E ringrazio molto gli studenti delle altre università che sono venuti oggi a darci manforte qui a Padova. Ringrazio gli studenti di Trieste, di Udine, di Trento, di Verona, di Venezia, di Perugia. Ringrazio tutti quelli che sono venuti. Di Bologna! Perché siamo qui oggi? Perché sappiamo, oggi, alla festa dei lavoratori, che noi saremo i lavoratori di domani. E sappiamo che cosa ci riserva in questo momento il mondo del lavoro. Noi ci chiamiamo studenti contro il Green Pass, ma in realtà quasi la metà dei miei compagni sono giovani lavoratori già adesso. E cosa ci riserva il mondo del lavoro? Beh, principalmente una richiesta, una qualità che è particolarmente richiesta ai giovani, la flessibilità. La flessibilità è una qualità fondamentale per un nuovo lavoratore, proprio nell'ambito dell'economia on demand, che sta avanzando da piano, come sta avanzando il grande reset teorizzato da Klaus Schwab, che ha teorizzato la quarta rivoluzione industriale. L'economia on demand è una componente fondamentale della quarta rivoluzione industriale. E che cos'è l'economia on demand? Ad esempio i taxisti di Uber, ad esempio i rider che portano il cibo a domicilio. Ebbene, che cosa si richiede da noi giovani sul lavoro? Si richiede di accettare di essere sottopagati e di non avere un lavoro stabile. Sottopagati in quanto giovani, non in quanto incompetenti. E per far ciò, per prepararci a ciò, che cosa abbiamo? Alle scuole superiori abbiamo l'alternanza scuola-lavoro, che deve prepararci a questo scenario. Altro elemento della flessibilità è la mobilità, quindi la disponibilità a emigrare in cerca di lavoro. E all'università il programma Erasmus ci prepara a questo scenario. Il sistema scolastico italiano, ma non solo, ci prepara già ad essere dei lavoratori precari e dei lavoratori che dovranno emigrare. Però, oltre alla flessibilità, cioè all'accettare a priori che dovremo essere precari, che dovremo essere sottopagati, che probabilmente dovremo emigrare per poter lavorare, negli ultimi 2 anni si è aggiunto un altro elemento, il Green Pass. Un elemento arbitrario, totalmente, perché parliamoci, il problema specifico non è neanche il vaccino, è che con qualsiasi scusa arbitraria si può vincolare il lavoro e quindi la vita a un parametro scelto da loro. Che cosa è cambiato adesso? Cioè, adesso non è semplicemente tu lavorerai per 3 mesi, tu lavorerai con tot soldi al mese, tu lavorerai, sì, ma in Germania o nel Regno Unito. No, adesso è tu lavorerai e quindi tu vivrai se io ti permetto di farlo. E quindi... Siccome vogliono proprio negarvi la vita, negarci la vita, lo vogliamo capire che la battaglia contro il Green Pass è una battaglia di classe. Grazie. Grazie agli studenti universitari. Un grosso applauso. Sono solo il nostro futuro. E siccome è una battaglia di classe, dovremo comportarci di conseguenza.
dobbiamo immaginare la società che vogliamo, perché fino a questo momento ci siamo limitati a dire ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Siamo contro il Green Pass, siamo contro il governo Draghi, va bene, ma che società vogliamo noi davvero? E dobbiamo immaginarla, e deve essere un discorso di livello intellettuale, culturale, altissimo. E questo è il nostro compito storico di studenti, perché in queste situazioni di crisi è sempre ricaduto sugli studenti formulare una nuova visione del futuro. Un applauso, grazie, grazie. Bravo.